Mi è capitato di raccontare tante storie, di assistere a immagini incredibili. Io devo dire di essere stata miracolata perché tutti i luoghi dove sono andata sono stati segno di morte perché i palazzi, le case sono crollate. Devo la mia sopravvivenza al sacrificio esistenziale proprio di mio nonno. E durante il tragitto, radio accesa, si palesò la tragedia nella sua dimensione. Neppure nei quadri importanti dei servizi pubblici si era capito che il centro del terremoto era in Irpinia. E quando arrivai a Sant'Angelo era tutto raso al suolo. Ricordo in modo particolare l'affetto sincero delle persone verso chi, come me, era arrivato in questa terra che non conosceva per dare un aiuto, una mano, una presenza. È quasi un unicum nella registrazione delle scosse sismiche. Per paura di calpestare i bambini ho ascoltato tutti i 90 secondi della scossa.